Hai sentito tu il terremoto? E io continuavo a saltare. Hai sentito come faceva il terremoto? Numero 26. 26, 26. Ecco un altro numero, pronti? Numero 15. Vuoi vedere? Col lavoro che facevo io, il fornaio, tutti i giorni mi facevo 45 km in 12 frazioni del comune d'Arquata. Tutti i litigi che uno poteva fare per una casa, tra amici, tra parenti, tra confinanti, è arrivato la mano suprema, ha detto fermi tutti, metto io i confini. In altre parti sono rimasti qualche casa, qualcosa, cioè abitanti, qualche casetta, qua proprio qua noi non c'è più, proprio più nessuno, a parte Dante e il pastore. Quella del 30, 30 mattina ci ha proprio spiazzato, è stata una cosa fuori dal normale. Io sinceramente quando ho sentito quella pensavo che tutti questi paesi non esistevano più e anche le persone pensavo che erano morte tutte, perché è stata una cosa troppo troppo forte. Come ti affacciavi da qua sopra si vedeva Arquata, tutti si vedono soltanto nuvole di fumo sopra, esatto, i paesi, che poi era polvere comunque sia, tutte nuvole sopra questi, tutti Pratale, questi paesi. Piede là, ma dei... Volava di tutto qua, volava di cose ferme, cose murate, cose carrelli, tegge, farina che camminava. Guarda qua che macello abbiamo buttato proprio, è il caso di dire buttato. Tutta la vita dentro due scatole. Qui ti fa pensare, diciamo, a un futuro, a rimanere in queste terre, perché più passa il tempo più rimane difficile. Ha distrutto, ha fatto un attimo. Adesso per riordinare, per mettere a posto le cose, chissà quanti anni ci passeranno.
tratta né oggi né domani né fra un anno di poterci andare. Perché le case sono tutte distrutte, non è una casa sola, due, dieci, sono i paesi interi. Ci ritorneranno, io non lo so. Sveglia, è il giorno, sa? Hai che giorno? No. Non è notte, è giorno, via. Emo. Monte, mi sta fa bisogno lì. Vai io dentro. Sì, ma mi devo portare qualcosa per mangiare. Vabbè, no? Per mangiare tu devi portarci per forza. Qui non c'è da mangiare, c'è solo il fieno. E niente, vabbè, se no io mi metto qui a mangiare. Il suo divano, Via qua, gli mollavo il letto, Immaginare quello che è successo era impossibile. Poi, come se fossi un attimo ferma e stand by dal 24, quello che succede adesso non riesco più a spiegarmi. Cioè, quando alla fine ci torna qualcuno, vale la pena ricostruirlo? Questa è la preoccupazione che mi viene. Vale la pena ricostruire un paese? Siamo nove ragazzi, il resto sono tutte persone di una certa età. Ci torna? Cioè, no, nove persone possono ricostruire un paese? In pratica è il pezzo quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo sistemato. Questa piazza Duomo. E qui è bello anche che abbiamo fatto una ripresa dall'alto. Sì. Dentro il cestello. Ah, sì, 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 sì. Sì, l'ha messo tutto integrale. L'ha messo integrale. Hai visto quanta neve ci sta ancora? Guarda un po'. Esatto. Hai visto? Le cose tue non le possiamo riprendere perché... Le cose tue non le possiamo riprendere perché non ci stanno più. A volte quando succedono questi eventi, io credo che anche a livello così chi è preposto a fare guarda sempre in astratto le cose, guarda la ricostruzione in astratto, come se le persone non ci fossero. Cioè pensare case, ricostruiremo, rifaremo, senza pensare che nel frattempo una persona vive. Casa vecchia. Non ci posso mettere, non posso gli aprire manco la roba che ci sta. Perché mi farà multa se ci vado.
cadente. Il cadente è inagibile. Passati loro è inagibile, non ci puoi manco niente. Che ridi, che ridi? Che c'è da piangere qua?